Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Continua a infuriare la polemica legata alle parole che il critico d'arte e anche politico Vittorio Sgarbi ha pronunziato nel corso di un suo intervento nel noto museo di Roma, al Maxxi. Ebbene, questa polemica è in parte anche condivisibile, perché sono state sicuramente parole inappropriate quelle di Sgarbi, ma si sa, Sgarbi è una figura fuori dal coro, è un grandissimo e raffinatissimo storico dell'arte che ha anche questa tendenza talvolta a urlare, a ingaglioffirsi e a utilizzare toni fuori dalle righe, d'accordo. E tuttavia, questa polemica relativa a quel che ha detto Vittorio Sgarbi al Maxxi di Roma, ha generato un'ondata di reazioni che hanno evidentemente una carica politica. Il turpiloquio inammissibile, come è stato definito, è realmente esistito. Sgarbi ha usato effettivamente frasi che non possono essere sottoscritte e che, anzi, a mio giudizio, chiedono una netta presa di distanze, e tuttavia è altresì evidente che questa vicenda ora viene cavalcata politicamente dalle sinistre fucsia neoliberali per tentare un attacco maldestro contro un governo, quello di Giorgia Meloni, che a nostro giudizio andrebbe criticato punto su punto per le sue politiche neoliberali, filoimperialistiche, avverse al mondo del lavoro. Ma dato che le sinistre condividono quelle stesse politiche, non possono attaccare Giorgia Meloni su questi punti. Sul lavoro sono sintonizzate col programma di Giorgia Meloni, sull'Unione Europea idem, sull'imperialismo allo stesso modo. E quindi davvero non ci stupiamo che si trovino esattamente sincronizzati anche su questo punto, e allora devono inventarsi querelle di altro tipo, come quella del turpiloquio di Sgarbi al Maxxi. Ora ripeto, io mi trovo totalmente in disaccordo con quelle frasi, condivido appieno le posizioni delle tante donne che hanno protestato, giustamente, sono d'accordo con loro e con la loro protesta, tuttavia va anche detto che l'uso politico di questa vicenda è francamente demenziale a mio giudizio. Non perché non ci sia da criticare il governo di Giorgia Meloni, altro che, deve essere criticato fermamente per le sue posizioni filo-europeiste, filo-imperialiste, filo-capitalistiche, ma non su queste polemiche di quart'ordine. Per dirla con Antonio Gramsci, bisognerebbe uscire dalla piccola politica ed entrare nella grande politica, ma si sa, le sinistre fucsia sono distanti da Gramsci ormai come Marte da Plutone, preferiscono abbandonarsi a queste politiche e queste polemiche di superficie che francamente sono del tutto inutili, sterili e spostano l'attenzione rispetto ai veri temi importanti.